aggiornamento sui servizi portuali. Fondamentalmente sono i servizi tecnico-nautici, cioè quelli dedicati all'ormeggio e disormeggio delle navi, mentre vengono esplicitamente esclusi i servizi relativi alle merci e ai passeggeri. Quindi diciamo che il campo effettivo di applicazione di questo regolamento in realtà è abbastanza ristretto e circoscritto dal punto di vista, diciamo, dell'intervento diretto sulla organizzazione dei servizi, perché in realtà non si è riusciti a creare una disciplina comune, rigida per la regolamentazione di questi servizi, ma piuttosto si è individuato alcuni criteri di organizzazione di quei servizi. Quindi da questo punto di vista direi che l'oggetto è molto ristretto e il campo di applicazione abbastanza, diciamo, non poco importante, ma sicuramente molto lontano da quelle che erano state le aspirazioni originarie che avevano ispirato, diciamo, il tentativo che più volte si è sviluppato nell'epoca recente di intervenire a livello comunitario sulle attività portuali in senso più ampio. Se andiamo a rivedere la storia degli ultimi anni, c'era un'ipotesi di intervento legata a un libero accesso ai mercati e quindi una regolamentazione molto più aperta di quella che poi si è verificata con questi provvedimenti, con questo emendamento. Sì, diciamo che ovviamente tutti i provvedimenti che vengono assunti a livello comunitario, da una parte hanno come riferimento i principi dei trattati, ovviamente, dall'altra subiscono anche le influenze, diciamo, politiche storiche del momento. Vi è stata una fase che è stata caratterizzata soprattutto dalla metà, fine degli anni 90, il tentativo del commissario Loyola de Palacio di intervenire in maniera fortemente caratterizzata in senso liberista, questo in qualche modo su spinta dei grossi gruppi armatoriali nordeuropei che fondamentalmente tentavano di introdurre una disciplina che, diciamo, allentasse un po' quello che loro ritenevano essere il peso eccessivo dei porti dal punto di vista sia tariffario che, diciamo, organizzativo rispetto all'organizzazione invece armatoriale, portando avanti due grandi obiettivi che erano quello dell'autoproduzione dei servizi da una parte e quella del libero accesso alla prestazione di servizi dall'altra. Questi due principi, quindi quello della libera prestazione di servizi, che è un principio generale comunitario, e anche quello dell'autoproduzione, hanno trovato in realtà poi nel tempo una loro, diciamo, regolamentazione molto molto più, diciamo, edulcorata rispetto a quelli che erano gli obiettivi iniziali. Quindi via via che questi tentativi si sono sviluppati, soprattutto per la pressione, diciamo, di forze sociali da una parte, quindi le organizzazioni sindacali a livello europeo da una parte, ma anche degli stessi terminalisti, perché, diciamo, il tentativo di affermare una dottrina, diciamo, iperliberista nello sviluppo e nella gestione della disciplina dei servizi portuali, in realtà tende a far prevalere la figura dell'armatore rispetto alla figura del terminalista. Ora, poi nel tempo queste figure in realtà spesso si sono sovrapposte, poi vi è stato, diciamo, il forte peso degli stati nazionali, per cui una disciplina generale dei servizi portuali unica a livello europeo non è stata possibile. Quindi via via, per passi successivi, tentativo dopo tentativo, fallimento
dopo fallimento, si è arrivati a questo regolamento che circoscrive molto il campo di applicazione, poi sul piano, diciamo, dell'affermazione dei principi, diciamo, lascia in realtà molto spazio agli stati nazionali, individuando una griglia di requisiti generali, appunto, abbastanza blandi, ma che da una parte permette all'Europa di dire che comunque alla fine il risultato di disciplinare queste attività è riuscito, dall'altro agli stati nazionali in realtà di salvaguardare molto di quello che è la disciplina interna. Quindi diciamo che alla fine può essere considerato un compromesso che arriva però dopo molti anni di tentativi segnati da opzioni anche politiche molto diverse fra loro. Negli articoli di commento a questo regolamento, a questa discussione in corso, si parla anche dell'intervento pubblico, dell'investimento pubblico e quindi dell'autonomia finanziaria, che è tra l'altro materia della riforma portuale del Rio. Quindi la riforma portuale del Rio verrà fatta in base anche alle indicazioni europee. Ma quello che ovviamente si tratta di mie valutazioni personali che non possono rappresentare, come dire, una interpretazione autentica, assolutamente, me ne guardo bene di queste norme. Io ritengo che sotto il profilo sia della trasparenza finanziaria, sia dell'accesso ai mercati, sia della distinzione fra ciò che è pubblico e ciò che è svolto dai privati, sia in generale la disciplina dei servizi. Ricordo che per esempio in Italia l'accesso al servizio di rimorchio portuale è già disciplinato con gara, quindi l'insieme di queste, diciamo, attività sono in Italia disciplinate in maniera, diciamo, più coerente con i principi affermati dal regolamento di quanto non sia contenuto nel regolamento stesso. Quindi in sostanza, per la gran parte di questi argomenti ritengo che la legge 84 e anche la riforma, insomma, che viene prevista si trovi pienamente sia dentro la cornice dei principi comunitari stabiliti dai trattati che già vigono, sia del regolamento esistente. Vi è un tema specifico che è quello del considerare del fatto che comunque i porti rientrino all'interno della disciplina degli aiuti di Stato, anche questa che fa riferimento ai trattati fondativi dell'Unione Europea. Anche da questo punto di vista, secondo me, cambia abbastanza poco, perché comunque già lo Stato italiano notificava alla Unione Europea l'erogazione di contributi alle autorità portuali, almeno da un certo momento in poi lo Stato italiano ha cominciato a fare questo tipo ad adottare questo tipo di prassi. Vi è una distorsione obiettiva fra ciò che sono le autorità portuali di Nord Europa e ciò che sono le autorità portuali in generale nell'area mediterranea, e in qualche modo questo regolamento sancisce questa distorsione, cioè sostanzialmente le autorità portuali mediterranee, per il fatto che gestiscono concessioni demaniali, vengono assimilate ad imprese, quindi il reddito, diciamo, delle concessioni viene assimilato ad imprese, quindi queste stesse autorità sono in qualche modo considerati non soggetti, enti pubblici non economici come attualmente definito nella nostra dottrina nazionale, ma soggetti imprenditoriali a tutto tondo,
per i quali se c'è un finanziamento dello Stato questo deve essere sempre notificato. Qui c'è un elemento oggettivo di contraddizione fra la nostra disciplina della legge 84 e questo regolamento, e questo probabilmente è un problema che andrà sciolto a livello legislativo, perché la legge che è stata proposta, il decreto legislativo, sostiene che le autorità portuali di sistema sono, si dice, enti pubblici non economici a ordinamento speciale. Questa, diciamo, definizione che in qualche modo fotografa, io dico anche felicemente, la natura ambivalente delle autorità portuali, che sono da una parte un soggetto di regolazione ma dall'altra anche un soggetto di promozione proattiva nei confronti del mercato, in Italia viene sciolta appunto attraverso questa indicazione. Chiaramente in Europa il discorso cambia, allora credo che se ci si dovrà adeguare a questa norma, io non ho di per sé nulla in contrario rispetto alla notifica dei finanziamenti all'Unione Europea, credo che però alcuni elementi di contraddizione che ci sono oggi nella legge proposta, soprattutto la non riproposizione di possibilità per le autorità portuali di partecipare o di costituire società per la promozione e lo sviluppo dell'intermodalità, e l'applicazione delle leggi cornice che riguardano il pubblico impiego, mi pare che vadano eventualmente ridefinite, perché l'ordinamento speciale c'è se appunto si riconosce il fatto che le autorità portuali hanno una duplice natura, che è da una parte quella di essere funzionali alla promozione dello sviluppo e quindi necessariamente anche ad adottare iniziative di carattere, fermo restando ovviamente il divieto di svolgere operazioni portuali, ma lo svolgimento di attività, diciamo, promozionali e di stimolo e sviluppo in particolare per l'intermodalità ferroviaria, e dall'altro la loro natura di essere enti più flessibili di quanto diciamo, può essere stabilito applicando rigidamente le norme sul pubblico impiego. Ecco, mi pare che se ordinamento speciale ad essere e ordinamento speciale sia, direi che l'ordinamento speciale oggi sarebbe molto coerente con questa disciplina che viene definita, diciamo, a livello comunitario. Peraltro, se l'interpretazione europea è quella che i canoni demaniali sono in qualche modo dei proventi d'impresa e non hanno natura tributaria come oggi, quindi dovrebbero essere eventualmente attratti dal regime IVA e non più come oggi dall'imposta di registro, credo che per il legislatore italiano si pongano dei problemi da affrontare e da risolvere. Quindi questo forse secondo me è il punto, l'unico punto in cui, diciamo, ci potrebbe essere una qualche frizione fra le norme comunitarie e le norme italiane. Per il resto, come si dice, l'Italia è più avanti già dei principi stabiliti in Europa, e quindi da questo punto di vista poca influenza ci sarebbe. Sempre dai servizi di cronaca delle riviste del settore, c'è l'intenzione dell'Unione Europea, quindi del Parlamento, di affrontare, oltre ai temi che lei ci ha illustrato del servizi portuali e dell'autonomia finanziaria, anche, quindi della trasparenza finanziaria nella gestione dei porti, anche la questione della diciamo, uniformità delle condizioni di lavoro all'interno. È una cosa che vivete e conoscete bene qui a Trieste. Certo, il tema della... Ora intanto partiamo da un ragionamento che deve essere un po' sottostante a questo, cioè che comunque le attività portuali sono attività, come dire, ad alta intensità di lavoro, e quindi il lavoro diventa era e sarà ancora per lungo tempo uno dei fattori prevalenti nella
organizzazione di un'attività portuale, nella sua gestione economica, nel confronto fra realtà di mercato diverse. Quindi il tema del lavoro nel porto è un tema che resta, diciamo, di grandissimo peso e di grandissima attualità. È evidente che, diciamo, l'Europa non riesce, anche per limiti, come dire, strutturali dal punto di vista dello scarso livello di unitarietà fra i diversi stati, è difficile creare delle condizioni omogenee di lavoro quando vi sono condizioni fiscali diverse, quando sulla legislazione lavoristica molti aspetti vengono disciplinati soltanto dagli stati, quindi la legislazione sociale previdenziale non è comunitaria, quindi tutti i fattori che contribuiscono in realtà a rendere disomogenee le condizioni e i costi di lavoro. Certo, per Trieste questo tema è molto più acuto rispetto ad altri porti nazionali, dove bene o male è comunque lo Stato che regola i contratti nazionali e quant'altro che regolano i rapporti di lavoro, perché noi ci troviamo vicinissimi ad un altro Stato comunitario che ha tuttavia, soprattutto sotto il profilo dei costi, forti differenze, per differenze oggettive di livello di economia, di consumi, di potere d'acquisto e quant'altro, e quindi diciamo, la concorrenza, lo dico chiaro, fra il porto di Koper e il porto di Trieste sotto il profilo delle condizioni di lavoro e del costo del lavoro è sicuramente una condizione impari, sapendo che diciamo, fra Koper e Trieste diciamo, esistono pochissime miglia nautiche di distanza, circa mezz'ora di navigazione, quindi possiamo considerare che siano un porto unico, con condizioni però molto diverse fra di loro e con una competizione che fra un porto nazionale ed un porto estero che non ha nessuna analogia con porti nel Tirreno o diciamo su altri fronti, quindi questo è un problema. Sinceramente non so come possa essere risolto nella cornice, diciamo, europea, se non riconoscendo a Trieste questa peculiare situazione e in qualche modo, diciamo, producendo qualche, diciamo, misura di carattere fiscale, di carattere previdenziale che tenga conto della peculiarità del costo del lavoro e della concorrenza in questo settore. È stato fatto cose simili, per esempio, per il settore armatoriale, potrebbe essere un'idea ovviamente da valutare, ancorché mi rendo conto di difficilissima